Ancora pochi secondi ed è la fine. Va piano, eh. Che è, Tati? Non fa chiasso. No. 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 Dai, tocca a te. Muoviti. No. Su. No. Non lo potete fare. Tutto zitto. Lasciatemi. Lasciatemi. Da Monino. Oh. Ma no, via andane. Assassini. 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 Dai. Non vi rendete conto? No. Pietà! Non lo potete fare. Sta zitto. No. No. Voglio i diritti dell'uomo. No. E tirate su, io. No. No. Pietà. Pietà. No, non fatelo. No. Non è giusto. Padre. Cerca di calmarti. Mi aiuti lei. Sono addolorato, figliolo. Non c'è niente da fare. Anche lei mi abbandona, ma allora è la fine. È la legge degli uomini. Su, una morte. No, siamo tutti assassini. Coraggio, fatti siamo coraggio. Tutti assassini! Assassini! Oh, Signore, assassini! Dagli tu la forza per affrontare assassini! Questa prova. Signor direttore, le chiedo la grazia di rimanere ancora qui. Con tutti voi. Il carcere è la mia casa, i guardiani i miei parenti, i detenuti i miei fratelli. Non mi buttate fuori in mezzo al traffico. Non conosco la segnaletica, potrei morire. Principino, sono le 7:30. Io vorrei sapere perché mi devo alzare tutte le mattine a quest'ora. Ma lo sapete, è l'ordine del principe vostro zio. Il suo motto è mens sana, in corpore sano. Quindi vi prego, alzatevi. Muore tanta gente al mondo. La capisco, sì, la capisco. Vedi? Guardi che era fatta. È anche la il provi. Sogno della mia vita, ma io non la so guidare. La provi, gli ho detto. La provi, la è posso facile, provare. Vedrà. Ma che fa? Che fa? La provo. Dall'altra parte, lo stesso al contrario. Ma già, mi scusi, sono distratto. va bene, sì. Sai, è la prima volta. Sì, sì. La posso provare? Vedrà come si sta con. La provo. Però come dice lei. Senta, ma io non la so guidare. Lei non se deve preoccupare, aspetti. Così si mette in moto. Questo è il gas, questa è la frizione. Io sì, parte sì, con però me. Però se casco. Se casca, io del casco, aspetti. Eccolo qua, l'ultimo modello. Lo posso mettere? Se lo metta, tanto poi me lo paga. Sta bene, va bene. Ecco, bravo, metti in moto. Come si mette in moto? Mangiate la ragazza, spegni il pedale. Ancora. Oh, sì. Ecco, ancora. Ecco, e ora? Ancora. Ecco, bravo, bravo, parti. Io vado. Vada tranquillo, vada. Vada tranquillo. Non vedi quello come ci sanna. M'ha fregato a brutto figlio della mignatta. Al ladro, li mortacci tua. Oh, bene. Un'altra offerta per la pace in Sud America. Il mio amico, il generale Portabueno, sarà molto contento.
Buongiorno, zio. Buongiorno. Finirai nella cronaca nera, in mezzo a capelloni, ladri, drogati. Io già vedo il titolo. Il principino Francisco Ribanera de Espinosa arrestato durante una manifestazione di estremisti. Sarà veramente un bello scandalo per la nostra famiglia. Ma insomma, vuoi stare fermo? Ah, ma zio, chi li conosce questi estremisti? Al galappatoio non li fanno entrare, al circolo del tennis nemmeno. Al club neanche, certo. Portacenere. Quindi dormite tranquillo. Voi che potete dormire. E scusate, zio. Cosa vuoi? Capisco bene che siete oberato di lavoro, ma non ho ancora ricevuto l'assegno mensile. Neanch'io. L'assegno mensile, è proprio di questo che volevo parlarti. Non ho più nessuna intenzione di darti una sola lira. Ma non vi capisco, zio. Ne ho piene le tasche. Sono più di 30 anni che ti mantengo. Adesso basta. È davvero una vergogna che alla tua età tu pretenda ancora l'assegno mensile. Ma non hai spina dorsale. Non hai pudore. Non hai proprio sangue nelle vene. Perché non ti trovi un lavoro? Quando veramente comincerai a pensare al tuo futuro? Ma con l'eredità che riceverò dopo la vostra morte non ho problemi per il futuro. Fammi grattare. Zio! Disgraziato, mi costringe a parlare come un plebeo. Io morirò, ma dopo averti seppellito, ricordalo. E in caso contrario, ho pensato di lasciare tutto quello che posseggo alla Chiesa. In questo caso mi farò prete. Ho sempre odiato il denaro, sempre. Battista, quanto ti devo? Principino, 3.550.000. Più 5.000? 3.555.000. Bravo. Ma chi avete paura che stasera non viene nessuno a vedere? Dia tempo al tempo. Non si preoccupi, questa sera c'è aria di battaglia. E come fa a saperlo? Il mio fiuto me lo dice. Mi hai tradito oggi, Francisco. Non sei venuto al golf. Scusami, cara, non ho avuto tempo. Ah, ho capito. Stai perdendo anche stasera, eh? Ma stia tranquilla, signorina, non si preoccupi. Vedrà che si rifarà, la se preoccupa no. Per favore, chi parla? Apro. Gioco. Passo. 3 volte. Passo. 6 volte. 12 volte. Beh, io ci sto. Quante carte? 1 carta. Servito. Parola al servito. 1 milione. 5 milioni. 10 milioni. Tempo, scusi. Champagne, principe? No, grazie. Ma l'ha ordinato lei. E allora aspetta. Calma, principe. Non è mica detto che veda. Usa lei che ha fatto, scusi? 10 milioni. Vedo. Full d'assi. Poker.
Avevo detto area di battaglia, ma non pensavo mai a Waterloo. Ecco i suoi 20 milioni. Grazie, principe. È stato veramente un piacere. Ma lo sa che è la prima volta che vinco a poker io? Ah, sì? E io la millesima volta che perdo. Uè, l'è proprio tardi. Tra un'ora mi parte l'aereo per Milano. E per carità, non lo perda. Buon viaggio. Grazie, principe. Vittorio, il soprabito. Subito, principe. Piacere magna qui e non ci piace di lavorare, ma che ci frega, ma che ci importa. Fermo, ho la borsa alla vita. Che mi fai accendere? Non ho benzina. Ma che ci frega? Ho pagato fino ad oggi per te 200 milioni di assi. Se ne firmi ancora uno, giuro che ti mando in galera senza pietà. In galera. In galera. Santa Rosalia, protettrice dei ladri, aiutami tu. Signore, ho la borsa alla vita. Signore! Ho la borsa alla vita! Come avete detto, buon uomo? Ho la borsa o la vita? Signore, lei ride, ma io le devo fare osservare che questa è una vera pistola. E io sono un vero rapinatore. Quindi, niente scherzi. Ho la borsa o la vita? Ma la vita, amico mio. Come? La vita! Mi avete insegnato la via dell'onore, della dignità, della moralità! Grazie a voi adesso so qual è il mio dovere. Il suo dovere è quello di darmi i soldi, e subito, prima che spunta il sole, perché non voglio essere visto da alcuno. Subito, i soldi! Tutti li vogliono. Il dio denaro vuole le sue vittime. Eccomi a te, dio implacabile! Permettete? No, ma che fa? Addio, mondo crudele! No! Il sole che tra poco sorgerà illuminerà il mio cadavere! No! Addio! No! No! Mi scusi, io, ecco... Che significa? Che storia è questa? Mi scusi, signore, è una pistola fatta di mollica. Me la sono fatta in carcere. Sa, quelle vere costano un occhio. Oh, che vergogna! Che onta! Essere caduto così in basso. Essere rapinato da un rapinatore d'operetta! Va bene, non se la prenda. Se proprio ci tiene, vuol dire che domani provvederò. Comprerò una pistola vera e se lei è così gentile di ripassare alla stessa ora, la rapinerò con una vera pistola, Non c'è bisogno. Il fiume mi accoglierà. Addio! Ma, no, ma che fa? Lei è pazzo. L'acqua è gelata, è pure inquinata. Perché deve sporcarsi tutto? Non si ammazzi. La vita è bella. Anche se può sembrare brutta, allora io cosa dovrei dire? Io che sono nato solo, senza nessuno, non ho un amico. Eppure eccomi qua, perché mi piace vivere. E lei non si deve ammazzare. Se ha qualcosa che la turba, lo dica a me. Sono a sua completa disposizione. E poi lei mi è simpatico. Tant'è vero che io volevo rapinarla, perché io a quelli che non sono simpatici non li rapino. Signore, se ha bisogno di qualcosa, io sono a sua completa disposizione. Dica. Sei un plebeo, però hai un cuore nobile, mi hai convinto, bravo. Grazie. Come ti chiami? Franco. E poi? Non ho avuto più notizie. E voi? Principe Francisco Ribanera Mendoza de Spinoza. Maestà,
scusatemi se ho osato guardarvi negli occhi. Su, alzati, amico suddito. Savoia! De Spinoza. Scusi. Dio salvi il re! Principe. Mi scusi. Piuttosto dimmi, avresti un posticino per poter parlare a quattro occhi? Sì, casa mia. È distante? È qui vicino, ma io ho il mezzo. Mi daresti un passaggio? Ma certo, maestà. Grazie. Prego. Venga, l'appartamento è un po' in disordine, ma sono sicuro che le piacerà. Venga, 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 le faccio strada. Scusi, altezza, sai, la forza dell'abitudine. Io da bambino sono stata educata ad entrare negli appartamenti sempre dalle finestre. Prego, s'accomodi, ammiri. E questa che cos'è? È la mia residenza, estiva ed invernale. Prego, s'accomodi, faccia finta di essere a casa sua. Che gliene sembra, altezza, eh? Melina, c'è tutto. Manca la mucchietta e i tendaggi. Piccolina ma confortevole. Che ne pensa? Sì. Se si vuol sedere. Oh, le padelle per sua altezza sono basse. Provvederò. Prego, si sieda. Non è una poltrona, ma è molto comoda. Comodissima. Tredicesimo Luigi. Ecco. Si tenga forte! Santa Rosalia! Era il rapido Bologna-Roma. Libero subito sua altezza. Sì, grazie. Fermo? Adagio. È caduta dal soffitto. È ricaduta un'altra volta. Eccola qui. Questa volta non cade più. Non potresti metterla in un altro posto? Ormai l'ho messa su. Hai qualcosa da bere? Sì, vuole dello champagne, della vodka, del whisky? Del whisky, sì. Il servo subito. Qui c'è di tutto, sa. Ho aperto un bar. Ho capito, fai la doppia vita. No, no, non mi sono spiegato. Ho aperto un bar col piede di porco, ecco perché sono andato in galera. Questo è il whisky e questa è la soda. Sai, i bicchieri non sono riuscito a rubarli in quanto mi hanno messo in galera. Quindi se vuole bere sua altezza si può anche attaccare. Sì. Sa di popolo. Beh, ci fa così, mi pare. Sì, così, così. Ecco. Buono, eh? Ottimo! Un po' di soda. Sì. Altezza, apra la bocca. L'ho schizzicata tutta. Originale. Bene, bene. E vogliamo parlare d'affari? Parliamo d'affari. Mi presti 20 milioni? Non mi dire che non hai 20 milioni. 20 milioni, no? E quanto ti manca? 19.999.000. Tutti uguali, sì, tutti uguali. Mi scusi. Un gentiluomo vuole suicidarsi, viene fermato, gli si fanno delle promesse e poi non hai 20 milioni. Si tenga forte! Andiamo a fare! Era il Reggio Calabria a Torino. Libero subito sua altezza.
fermo, adagio, ecco qua. Ti dispiace se me ne vado prima che passi il Civitavecchia Cagliari? Chiamami un tassì. E dove lo chiamo a quest'ora? Non c'è posteggio la notte. Se ne parla domani mattina e poi non ho il telefono perché me l'hanno staccato. E io come faccio per andare via? Siamo in campagna. Se per questo possiamo rimediare. Se lei mi fa l'onore di dormire qui. Qui? Sì, in casa mia. E dove? Nel mio appartamento. In camera da letto c'è pure l'ombrello. E a che serve? In caso di pioggia. Sei simpatico, sì, accetto. E dormo qui. E hai un pigiama, qualcosa? Sì, provvedo subito. Ne ho uno che fa al caso suo. Grazie. Eccolo, l'ho messo pochissime volte. Guardi quanto è bello. Ah, caruccio, è pure pesante. Sì. E questo numero? Il marchio della fabbrica. Ci manca solo la grata. Mettilo in camera. Subito. Posso aiutarla? Sì, grazie. Peccato. Sei un uomo abbastanza in gamba. Grazie. Però ti manca un po' di cervello. Sì, è un dono di natura. Perché non ci mettiamo insieme? Ha qualche proposta da farmi? Sì, certo. Ascolta bene quello che ti propongo. Troppa corrente. Allora hai pensato alla mia proposta? Sì, Altezza, ci ho pensato molto, però non sono sicuro se sono all'altezza di Sua Altezza. Ah, sarà un gioco da ragazzi, amico mio. Sarai un semplice esecutore, vedi? Basta che tu metta la tua destrezza a disposizione del mio cervello. Ho capito. Io penso... E tu esegui. That's all right. Formeremo una coppia formidabile. Come Giulietta e Romeo, Isotta e Tristano, Dante e Virgilio, Rosalia e Calogero. E chi sono? I miei cognati. Ma no, una coppia formidabile è come il braccio e la mente. Benissimo. La volpe e il gatto. Il whisky e la soda. Più... Ermeno. Ebbene, in un certo senso hai afferrato il concetto. E faremo una specie di società. 50-50. Benissimo, mi sta bene. E quando si incomincia? Oggi stesso. Oggi? E dove? Questa sera la contessa de Boccard darà un ricevimento e per l'occasione avrà al collo un collier da 50 milioni. 50 milioni? Proprio 50 milioni. Tu non ci crederai, ma quella collana sarà nostra. Ho capito tutto. Noi questa sera si va a trovare la contessa e lei gentilmente ci regalerà questa collana del valore di 50 milioni. Noi ce la vendiamo e ce ne andremo in giro per il mondo. Perfetto. Solo che non hai capito niente. La collana non ce la regalerà, ma la ruberai tu. Ma è il mio mestiere. Ah. Vado, mi cambio e torno subito. E dove vai? Fermati. Ce ne andiamo. Ma a parte che l'appuntamento è per questa sera alle 9, ma vorresti venire combinato così? Mi tolgo i bigodini. Ma no, lo smoking ce l'hai. Sì, se per quello vado subito a Milano e ne prendo una bottiglia piena piena. Che cosa? Di smoking. Ma no, lo smoking questo. Ah. L'abito da sera. Beh, lo troverò, lo troverò. Magnifico. E allora ti aspetto alle 9 in punto. E dove? Ah, già. Prego, signore Chalon. Grazie. Ci vediamo dopo. Come cara Rosa, come va? Bene, grazie. Bene, è molto che non ci si vedeva. Ti diverti? Una coppa di champagne. Grazie. Ecco, contessa. Sua Altezza il principe Francisco Mendoza de Espinosa. Caro contessa, principe. Permettetemi di farvi i miei migliori auguri. Grazie per essere venute, grazie anche per le vostre meravigliose orchidee. Ma per carità, cosa dite, contessa? Ma cosa dite? Paragonate la vostra bellezza a quelle orchidee, diventano fiori di campo. Siete un simpatico bugiardo.
Ma vi perdono, principe, perché le vostre parole hanno il potere di farmi sentire ancora ventenne. Ma è la vostra età. Ah, ribugiardo. Sapete bene che ne ho compiuti 21, ma non lo dite a nessuno, mi raccomando. È un nostro segreto, contessa, e se permettete vado a salutare gli amici. Prego, vorrei presentarvi l'emiro di Samantar, il principe de Espinosa. Savai Alalla. Buonasera. Oh, abbiamo anche il duca di Salabaruta, mia cara duchessa. Caro principe. Sempre giovane, caro. Come va? Che uomo affascinante, eh? Peccato che abbia un debole per il gioco. Ha perso una forte somma allo Chemin ultimamente. Oh, può permetterselo. Suo zio è ricchissimo e lo adora. Non gli fa mancare mai niente. Sei splendida. Grazie. Non si saluta. Il barone e la baronessa De Champignon. Oh, vi prego, vogliate scusarmi? Cari, grazie di essere venuti. Non potevamo mancare. Il marchese De Sade. Felicissima sera! Vogliate scusarmi? Marchese, quale piacere! Dov'è trovata questo vestito? L'ho rubata a un prestigiatore. Venga, venga, le presento agli ospiti. Il Marchese de Sade e la Contessa de Bocardi. La colomba è carina, eh? È divertente, è come quella della pace. Non vi serve. Permetti il cilindro, per favore. Certo. Lascia il capello! Lascia il capo! Ma chi l'ha invitato questo? È un amico del principe. A me sembra un pazzo. Se l'ho fatto in guarda, no? Però che sono. Ho il piacere di presentarle. E l'avvocato, l'avvocato. Avvocato Sartorio. Piacere. No! L'ha bagnato! Ma non è niente, è un piccolo tic. Ogni tanto gli prende, poverino. Ma si calmi, avvocato, il marchese è fatto così, è un tipo burlone, fa sempre così in ogni festa. Vieni, vieni. Ho il piacere di presentarle l'emiro di Samatar, il marchese de Sade. Salam, lei. Dice che è venuto in Italia per collocare un po' di petrolio. Ma lei parla arabo? No. Simpatico. Dai la mala caga, ta caga. Ti rendi conto che stai rovinando tutto? Mi dispiace, altezza. Cerco di non muoverti. Non mi muovo. Sigaretta marchese? Oh, grazie, sono ventriloco. Che significa? Non fumo. Ascolta, hai visto la collana della contessa? Ti stai divertendo, cara? Sì, molto. Che bella. Gliela rubo subito. Comincia a studiare le maglie. Ah, sì. Un dritto e rovescio, un dritto e rovescio, un dritto e rovescio. Ho doppio punto. Che fai? Studio la maglia. Le maglie della collana. Ah. Principe, scusi un momento. Vengo, sì. Sì, viene. Stavamo parlicchiando. Ah, la mia collana. E non avete paura di perderla? Oh, per carità. Dovrei perdere la testa prima. Ho un fermaglio di sicurezza difficilissimo ad aprire. Sì, sì. L'ha visto? Oh,
No, non ho paura dei ladri. E poi sono assicurata. Principe, ma non mi ascoltate? Sì, sì. Dio, come siete distratto. Portala in cucina. Bene. Oh, guardate i pulcini. Oh, che tesori. Signora, signora gallina, ha dimenticato i bambini. È veramente unico. Guardi, quello che ci vuole per aprire lo stomaco è un piccolo divertente, non trovate? Sì, molto. Ho fatto preparare espressamente per voi la salsa al prezzemolo, so che l'adorate. Al prezzemolo e caviale? Precisamente. Vi confesso che una delle ragioni per cui accetto volentieri i vostri inviti è il piacere di gustare questa deliziosa salsa. Naturalmente dopo la gioia della vostra amabile compagnia. Sempre galante. Porta il carrello del bollino. Subito, signore. Ah, ecco il bollito per la sua salsa verde. Voi iniziate, contessa. Oh, per carità. Posso? Ecco. Ancora? No, va. Grazie. Adesso, principe, faccio servire la salsa. L'ho fatta io stessa con le mie mani. Il marchese deve soffrire di ulcera. Ah, ecco finalmente la vostra salsa preferita, principe. Era ora. Spero vi piaccia. Grazie. Grazie. Giuro che la mangerei tutta. Non ne fate indigestione.
Va bene così. Grazie. E l'ultimo. Nevica. Se c'è qualche altro animale nelle tasche. Ho provveduto, ma credo che non ce ne siano più. Bene, è arrivato il momento di agire. Io cercherò di agganciare la contessa. Tu andrai in giardino e mi aspetterai lì. A un certo punto ti porterò la De Boccard con la collana. E come farò per avvisare Sua Altezza dove sono nascosto? Basta imitare il frenire di una cicala, di un grillo, di un animale notturno. Tenterò. Chiaro. E alla salute, marchese. Mi scusi, avvocato. Conosce il gioco della sigaretta? No. Vada, vada, poi glielo insegnerò. Siete sempre così spiritoso. È inutile dirvi che è stato uno stratagemma per ballare con voi. Ah, diabolique. Serata, vero? Sì. Così romantica. Quante stelle. Proprio tante. Che begli occhi che hai. Anche tu. Mi dai un bacio? Ma che fai? Perché non mi sono mosso. Che è successo, cara? Scusami. Ma scusa, aspetta, dove vai?
poverina, che le sarà successo? Vogliamo appartarci? Dove? Fuori? Lontano da occhi indiscreti. Ah, tentatore. Scusatemi tanto. Oh. Questi ragazzi, vogliamo fare quattro passi. Volentieri. Finalmente un po' d'aria pura! Ah, che bell'aria balsamica. È il profumo della notte. Da questa parte, contessa. Vogliamo accomodarci qui, eh? Ah, certo, prego. Prego. Scusate. Che c'è? Non niente, ho pensato che è meglio andare di là. È un posto più tranquillo. Ah, con piacere. Ma cos'è questo raglio? Raglio? A me sembra un usignolo. A me sembra un asino. Asino? Ho capito! Capito cosa? Ho capito che le presenze della notte cantano per noi. Sogno di una notte di mezz'estate, William Shakespeare. Incantatore. Vogliamo riaccomodarci? Cerca un posto più intimo, eh? E come disse il tasso sotto la quercia, se ci sei, batti due colpi. Come siete spiritoso. Prego. Come mi sento languida questa sera. Aspetta. Principe, perché? Perché dobbiamo aspettare? Imbecille. Imbecille? Come imbecille? Dico, forse sono un imbecille che oso tanto. Oh, no, voi potete usare tutto con me. La maglia, la maglia. Ma che maglia? La maglia, mi diceva sempre mia madre. E quando c'erano queste serate umide. Ah, sento le vostre mille mani piene d'amore, Camilla. Aspetta, aspetta, ti ho detto aspetta. Mentre io bacio, tu sganci. Sì. Se hai capito, fatti sentire! Io ho capito! Spinosa! Principe! Contessa! Veramente un discendente del marchese de Sade. Ah, sì, ci siamo visti ieri ai giardinetti. Oh, vorrei tanto invitarvi a casa mia. Ho una collezione di fruste, pinze, tenaglie, granchi. A me piace il polpo. Oh, sono io la tua piovra. Blanca. Ma che mi ha preso per un contorsionista? Ecco. Ma questo che cos'è? Un uomo ballo. Pazzo. Non mi mesti i calli. Ah, ma che sta succedendo? La serata si è animata, eh? Ma che strano ballo! Sarà un'altra stranezza del marchese. E vogliate scusare. Prego. Venite, contessa, balliamo. Mi perdoni, marchesa Sanguinetti, è desiderata al telefono. Oh, grazie.
Chi sarà mai? Sarà il marchese Vampir. Oh, speriamo. Bye bye. Che ti succede? Ho la collana sotto il piede. Cosciente. Vieni, vieni. A momenti se ne accorgevano. Stavi rovinando tutto. Mi scusi, Altezza. Dalla a me. La contessa potrebbe accorgersi da un momento all'altro che non ce l'ha più. Io uscirò per primo per non dare nell'occhio. Tu mi seguirai dopo. Caro Marchese, il suo ballo è veramente originale. Altezza, ho perduto un'altra volta la collana. Cosa stai dicendo? E non ce l'ho più addosso. L'ho messa in tasca e non la trovo. Dai, cercala. Sì. Dove vai? Oh, è impazzito! Ma che sta facendo? Non è niente, è un'altra improvvisata del marchese. Ma che fa? Beh? Stavo inseguendo una formica. Una formica? Sentite, per piacere, datemi una sigaretta perché io proprio non ne posso più. Ecco, una sigaretta. Ecco, grazie. Sì. Oh! La mia collana! Io non mi ero nemmeno accorta di non averla più. Ah, oh, Marchese, siete veramente sorprendente. Ah, oh, formidabile. Io non mi sono assolutamente accorta quando me l'avete tolta. Siete stato davvero di un'abilità incredibile. Incredibile. Principe, se volete riallacciarla, per favore. Permettete. Sì, grazie. Ah, bravo. Ma che c'è? Mamma mia, ho qualcosa dentro i pantaloni. Ma, oh no! Felicissima sera! Andiamo! Ma le pare giusto? Prego, prego, date la salita, prego. Grazie, arrivederci a tutti. Andiamo. Pronto? Chi è? Ah, sì, lo chiamo subito. Principino? Sì? La desiderano, la banca commerciale. Vengo subito. Pronto? Oh, caro direttore, sono io. Ah, sì, sì, un assegno di 20 milioni. Sì, a nome di Vanzini, mi pare, sì, sì. No, niente, è una dimenticanza. Domani mattina passerò io personalmente a coprirlo, sì, sì, sì. No, 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 non dica niente a mio zio, è un fatto personale. Grazie tante e arrivederci a domani mattina. Vai in banca? No! No. Però esco. Preparami la macchina. Sì, sì, subito. Il marchese della Ville mi ha invitato a pranzo. Ah, bene. Mangi, mangi, principe, mangi. E come posso mangiare, amico mio? La mia fertile mente si è inceppata. Non riesco più a pensare, non ho più idee. È inutile, ormai sono un uomo finito. Non mi rimane che alla galera. E poi la prigione mica è male come si dipinge, sa? Io per esempio mi ci sono trovato bene, come se fossi in famiglia. E tu pensi che io mi ci possa ambientare? Ma certo, e come no? Veda, io in galera ho imparato a leggere e scrivere. E vede, in galera c'è tutto il bene e tutto il male. E poi ho conosciuto delle personalità, persone che fa piacere conoscere. Generali, avvocati, direttori di banche, tutti. Sì, però in galera non si può fare quello che si vuole. Ma perché fuori sì? Forse lei, perché appartiene ad un altro mondo.
Ma lei lo sa che significa nascere poveracci? È una disgrazia. E anche a diventarlo. Tu capisci che io andrò in galera per una sciocchezza? Per 20 milioni. Sì. E pensare che mio zio ce l'ha tanti, tanti. 20 in più, 20 in meno. E le sembra poco? Ma poi lei non si preoccupi. Se dovesse andare in galera ci sono io. La introduco io. La presento io a tutti gli amici. Notiziario regionale. Domani a Roma, alla Galleria San Carlo, si aprirà una mostra di antichi e preziosi strumenti musicali. Una particolarità della mostra è che tutti i privati in possesso di strumenti di notevole pregio possono partecipare all'esposizione. Riprendiamo ora il nostro programma musicale. Altezza, che le succede? Si sente male? Ha bisogno di qualcosa? Ci sono, ci sono! Che idea che mi è venuta! E io credevo di essere cretino, e invece non lo sono! Mi scusi, Altezza, lo è o non lo è, cretino? Questa volta agiremo a colpo sicuro. E sai chi ci darà la possibilità di fare soldi? Chi? La contessa. Ancora lei? E come? Si tenga forte! Anno! Anna Rosalea! È passato. Questa volta non mi ha fregato. Come non detto. Non mangio, professore? No, no, sto ascoltando questo violino. Lo trova di suo gradimento? Meraviglioso. Fantastico. Se lo dice lei che è un competente. Sarà mica uno Stradivario. E perché no? Sa che le dico, principe? Per me è proprio uno Stradivarius. Lei crede? Oh sì. Ma si fa presto a saperlo. Lo chiami. Senta, scusi. Vuole avvicinarsi, prego. Senta. Senta, buon uomo, vorremmo osservare da vicino il suo violino. È vero? Prego, si accomodi. Dada! Sonoschi? Oh, no, no. Non Sonoschi? E vuole del vino? No, no, io essere Anselmio. Anselmiosk. Che? Non bevosca. È astemio. Bulgaro? No, no. Quale città? Zanzara. Zanzara? Sì, Zanzara. Dove Zanzara? Grande madre Russia, Zanzara. Capitale. Ah, Mosca. Mosca, Zanzara, tutte città. È sudorientale. Il mio amico vorrebbe vedere il suo violino. Violosk? Sì. Ecoschi. Adagioschi. Adagioschi. Ma io avevo ragione. È un vero Stradivarius. È sicuro? Incredibile. È suo questo violino? Questo violoschi da... Ora mio, ora. E prima? Ma prima questo violoschi di nonno di mio nonno. Molto, molto antico, antico. Lui nato a Sicilia, vissuto a Genovosa. Ecco, come chiamava? E lui chiamava Nicoloschi Paganischi. Suonava alto, macro, macro. Ha capito? Nicoloschi Paganischi. È un discendente di Nicolò Paganini. Ora si da. Spiega. Zicchi. Straordinario. Una volta è fantastico. Lui, con un cuore. Con un cuore una volta lui, un grande teatro. Lui suonato con un cuore. Zicchi. Paganischi, non ripetisco. Un momento, prego. Ma allora è veramente autentico. Senz'altro. Ed è proprio questo che manca nella mia collezione. Gli domandi se lo vuole vendere. Va bene. E il mio amico vorrebbe acquistare il suo violino. No! No! Oh, oh, oh!
no, 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 mio Violoschi, no, 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 mia anima, mio cuore, mio tutto, ma... Vi offro 5 milioni. Da, no, da, no, no, dice no, che è troppo affezionato. E allora non facciamo 10 milioni. E dice, 10 milioni? No, 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 15. No, 15. 15. 15. No, 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 no. 30, 40, 80, 150 milioni. 150, esageriamo, principe, potrei arrivare a 30, 35 milioni al massimo. Mi pare che basti, no? Quanto? 35, sì, 35 milioni è un profugo russo. Va bene, le pagherò 35, ma non un soldo di più, eh? Ecco, 35. 35? Oh, che peccatosco. Sì, sì. Sì, sì. Io dare 35. Sì. Lo vado a mettere nell'astuccio. Lo vado a mettere nell'astuccio. Vada, vada. Mio Violoschi. Va bene, va bene. Anche Arcoschi. Yes, sì. Cosa fa? Un assegno? Sì, sì, un check. È un affare, vero? 35. Sì, certo. 35. Che banca è? Coraggio! Gli dia pure l'assegno. Beh, è sempre meglio controllare, d'accordo? Ma non c'è bisogno, è un gentiluomo. Sì, sì, certo. Da. Ma trattandosi di uno Stradivarius... Sì, è tutto a posto. Mi permette, scusi, ma a volte il profugo russo non capisce. Ah, perfetto, giovanotto, perfetto. Auguri. Un momentosk, io dare un guardatask. Perfetto. Attento dove mettere a segno i soldi. Attento. Mia cassaforte. Non scappellare mai, eh? Grazie. E adesso... che abbiamo fatto gli affari, propongo un brindisi. Certo, prendiamo. Un bel brindisi. Alla steppa, al Caucaso. Ma non aveva detto che era stemmio? Sì, ma d'acqua. Prego, principe, s'accomodi. Non c'è bisogno, ho fretta. Annunciami subito la contessa. Buongiorno, come va? Caro principe. Sempre charmant. Oh, grazie. Prego, accomodatevi. Ma perché non vi togliete il paltò? No, grazie, non posso. Devo andare via subito. Oh. Sono venuto esclusivamente a riportarvi il vostro Stradivari. Oh. Con mille e mille ringraziamenti. Oh, grazie tante. E com'è andata la mostra? Ah, un successo, signora contessa. Il vostro violino è stato ammirato più del pianoforte di Beethoven, più della tromba di Eustachio. Un vero successo. Bene, vado sopra a riporlo e ritorno da voi. Non date una controllatina. Oh, no, per carità, non è il caso. Beh, non vorrei, è vero che... Ma no, la prego, non insista. È una mia correttezza. Va bene, lo faccio perché me lo chiedete voi. Vi aiuto. Sì. Magnifico. Che scherzo è questo? Non ho ferro. Questo non è lo Stradivario. E come non è? Ma volete scherzare? Ne sono certissima. Conosco molto bene il mio violino. Questo è assolutamente falso. O mi restituite il violino, o me lo ripagate, o vi denuncio. Si parte, dove si va? Alle Bahamas, a Tahiti, a Singapore, a Rio de Janeiro? No, all'inferno!
Hai venduto il violino vero? Per poco non finivo in galera. Ma io già avevo venduto la villa, insomma. E sono anche felice di constatare che c'è ancora gente disposta a sacrificarsi pur di combattere i disfattisti e gli pseudo-rivoluzionari. Quanto ha raccolto, principe? Oh, non è una grossa cifra. 100 milioni, ma per ora possono bastare. Verrà a ritirarli il vescovo Carlos Aloprando. Andrò io stesso tra poco a riceverlo all'aeroporto. Ma non ne dubiti. Arrivederci, duchesse. Scusate, zio, chi è questo vescovo? È il braccio destro di Miguel Portabueno, il dittatore liberamente eletto di quello stato. È un vostro amico? No, non l'ho mai visto. Perché non mandate me a riceverlo? Tu? E perché? Perché se voi rimanete a casa avete tutto il tempo di preparare un'accoglienza e degna di tale ospite. Finalmente hai detto una cosa sensata. Battista il soprabito. Subito. Ma dove vai? C'è tempo. Mi meraviglio, zio. Mi avete sempre insegnato che chi ha tempo non aspetti tempo. E in questo caso il tempo è denaro. Escucha, signor. De quale epoca sono queste rovinas, queste ruderi, queste meravigliose vestigias? E sono molto antiche, monsignore, dell'epoca romana. Ah, bueno. È magnifica l'atmosfera delle rovine e il sapore dell'aria antica di Roma, la vostra capitale. Sì, certamente. Justo. E se mi permette, ho qui un violino che fa per lei e contiene aria di Roma antica e condensata in una bomboletta spray. È una nuova invenzione. Prego a usare. Oh, meravigliosa. Sì. Grazie, signor. No, prema. Ecco, prema. Prego, prego, eccellenza. Vi presento il principe mio zio. Oh. Benvenuto nella mia modesta dimora. Muchas gracias. Eccellenza. Battista, il maggiordomo. Bacia la mano. Volemos camminare. Prego. Puedo. Prego, prego. Puedo. Ah, è un santuomo. Prego. Dopo di lei, prego. Niente, caccia! Muy bien, anche il nostro signor Gesù Cristo caduto 3 volte per via Calvario. È vero. Conosce anche il Vangelo, incredibile! Data l'occasione, è proprio un vero peccato che lei non possa fare onore alla nostra tavola come desidererei. So infatti che lei mangia pochissimo, eccellenza, per la severa regola del digiuno a cui è abituata. Parole santes, ma un proverbio argentino dice meglio la gallina oggi che l'ovo domani. Prego. Mi diceva l'eccellenza che ha viaggiato con un cinese e dal quale ha imparato alcuni pensieri di Mao. E poi il cinese scomparve nella notte. Vorrei avere io stesso l'onore di servirla. Serva? Serva pure un servo di Dios. Battista? Prego. Pollaim? Pollam. Ah. Kosham? Kosham. Kosham. Volemos ringraziare papà. Papà de tutis. Nor spante, allevamiento, coltivatos, tutto aria. A proposito, come stai, mio caro amico, il generale Portabueno? Ah, Miguel Portabueno per lui, poi gli altri Puerta male. Mi scusi, eccellenza, il principe mio zio voleva sapere come è andato a finire con i guerriglieri e con i barbudos, se si sono fatti vivi. Vivi e muerte. Guerrigliano il giorno e la notte,
La ananas. Eccellenza, Barbera. Barbera, parrucchiere, tutto bien. Alla saludes. Alla sua, eccellenza. Pardon? Mi scusi, eccellenza, ma il nostro vino è molto pesante e non vorrei che le facesse male, vero? No, no, la missione della mia vita è lo spirito. E senza lo spirito la carne è muerta. A proposito di muerte e di guerrigliere, onde sta il dinero? Ah, mi scusi, un attimo soltanto. Dopo il dinero, pardon. Ed ora voglio accettare questa offerta che lei consegnerà al generale Portabueno, a mio nome, come aiuto per lo sviluppo del vostro paese. Sono 100 milioni. Arrivederci. Questo dinero, il vil dinero, meschina necessità. Ma come, già vuole toglierci il piacere della sua presenza? Purtroppo sì, l'eccellenza mi ha confidato che deve partire subito per la Groenlandia. Ah, Irlanda del Nord, l'Anellon. Excuse, l'Anellon. Vorrei confessarmi. E perché non chiamo un prete? Ma lei, eccellenza, cos'è? Già, io sono monsignor. Dimane. L'Anellon? Ma che Anellon? Io l'accompagno. Ah, mi accompagna. Pace bene. Pace bene. Da questa parte, eccellenza. Sì. Prego. Viva la rivoluzione! Abbasso la rivoluzione! Già, sono mancino. La rivoluzione. E col permesso. La prego, monsignore, cerchi di concentrarsi. Quanti erano gli assalitori? Non me ricordo. Sia gentile, faccia uno sforzo. Ma è possibile che lei non ci possa dare neanche una indicazione utile? Non me ricordo. Oh, mi ricordo. Prima... Sì? Non me ricordo, no, strega. Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Facciamo ce soir, madame. Je suis navré pour vous. 26 et 32, 50. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Carré 1, 5. Il banco ha fatto 9. Chevaux 4, 7, 6. Buonasera, principe. Ciao, caro. Buonasera. Oh, le finali. Banco 7, di 2 milioni, signore. Chi tiene banco? A te. Grazie. Prego. Buonasera, principe. Tieni, ragazzolo. Mi scusi, ma io sono il direttore. Oh, mi perdoni. Questa è la tredicesima. Voilà pour vous, madame. Ma guarda chi ci vede, il nostro caro Mancini. Le jeu continue. Oh, principe, proprio lei cercavo. E io cercavo lei. Conosce il marchese de Sade? Piacere, marchese. Prego. Scusi per quel contrattempo. Due mazzette. Sì. Pensi che è la prima volta che un mio assegno non viene pagato. Ecco i suoi 20 milioni. Grazie. E per questa mancanza ho fatto licenziare il direttore. Oh, no, no, non dovevo. Poteva rivolgersi direttamente a me. Altezza, mentre lei perde del tempo con lo scimmione, io vado a giocare alla roulotte. È proprio buona questa. Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Signore, che c'è? Fuori c'è sua moglie con i suoi figli, con un bastone che l'aspetta. Vada. Le jeux continuent. Faites vos jeux, on peut faire encore. Carré. Cavalli. Lor signori sono soci. Carré, 16. No, perché? Cavalle, carretti. Deuxième pomme. Mi scusi. Quel 17 è libero? Oui, monsieur. Viva la libertà! Je continue. Mi è venuta così. Madame et messieurs, faites vos jeux. Carré, 32 tons, c'est très bien. Hein? Mais va bien? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est du mouille. Mais non, monsieur.
Non si può puntare una somma così alta. Non si può, ma io ne ho ancora. No, signore, la massima puntata è 50.000. Che casino fidocchioso. Ma dove mi ha portato, Sua Altezza? Scusate. Chi vuole il banco? Il banco è di 3 milioni, signori. Chi vuole tenere il banco? Banco. Ah, monsieur, vous avez gagné encore, c'est pour vous. Non state perdendo un colpo, eh? Ma state attento, la fortuna è capricciosa. Con una donna bella come lei alle spalle, non posso perdere. Che affascinante. Ma chi è questo signore? È il mio socio. Il banco è di 6 milioni. Banco! Bene, signore. Rien de plus? Monsieur, encore pour vous. Siete l'unica persona al mondo che abbia fortuna al gioco, e in onore. Anche la fortuna è donna. E mai nessuna donna ha resistito al mio fascino. Madame, messieurs, faites-vous. Sua Altezza continua. Il banco è di 12 milioni. Banco! Prego, signore, il banco è di 12 milioni. Incredibile, ma il signore ha vinto ancora. Non sono io. Non sono io. È la mia fortuna. Anzi, dirò. È questa bella ragazza che è la mia fortuna. Troppo gentile. Vorrei offrirle una coppa di champagne. Perché no? Che c'è? Chiari, sette ans. Ma... madame? Sua Altezza continua a perdere. Senta, mi può fare una cortesia? Sì, volentieri. Voulez-vous changer in fichier? Mais oui. Mademoiselle? Oui. Si chiamano Pietro. Sono sicuro che la fortuna gira. Carta. Faites vos jeux. Scusate. Madame, messieurs, faites vos jeux. Ma che fa? Sono i miei. Ma non c'era il marchese da Sade? È uscito con la ragazza che era vicino a lui. Vogliate scusarmi, buon divertimento. Grazie. Sì, sono convinto che lei senza di me non potrà più vivere. Ed io la voglio aiutare. La voglio aiutare a metterla sulla buona strada. Così lei potrà dare un senso alla sua esistenza. Io sono un maschio e come maschio mi dedico a lei in tutti i sensi. Faccia di me quello che vuole. Io da questo momento sono suo prigioniero. Per sempre. Mi seduca, mi stritoli, faccia di me quel che vuole. Lo credo. Sono Luciana Impallomeni, della polizia. Sottotenente della polizia. Ero venuta qui per scovare una bisca clandestina. E invece ho trovato qualcosa di molto, ma molto più interessante. Ti dichiaro in arresto, te e il tuo socio. C'è stato un equivoco. I suoi uomini hanno sicuramente sbagliato. Esigo una spiegazione. Esigiamo. Ecco la spiegazione. Lei è il genio del crimine. Non afferro. È un modo moderno di parlare di questi giovani. Invece il suo compare lo conosciamo benissimo. Sono il marchese De Sade di Porta Carbone, lo ricordo. Non alzare la voce, capito? Se no ti sbatto dentro e non ti faccio più uscire. Si calma, basta. Per cortesia, vogliamo calmarci, parli con me. Dunque, dicevo che lei è il genio, perché senza il suo aiuto lui quel colpo non sarebbe mai riuscito a fare. Appunto, appunto. Lo sai benissimo. Dovete dirci chi è il terzo uomo. Semplicissimo. La 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 la. Sta anche lo spiritoso. La la la. Stai zitto. Ma insomma, lo volete o non lo volete fare il nome dell'altro complice? Ma di quale complice parla? Non so, ma come parla questa? Dimmi. Il colpo alla tesoreria centrale è stato fatto da 3 uomini. Ah, li conosco, i 3 moschettieri senza D'Artagnan. Ma la vuoi smettere? Su questo tutti i testimoni sono d'accordo. Che testimoni? Che colpo è colpaccio?
esigue, insomma. Benissimo, adesso vi spiegherò tutto. La cosa è molto semplice. I soldi che vi abbiamo trovato addosso provengono dalla tesoreria centrale. Avevamo segnato i numeri di serie. Allora che cosa mi dite? Ah, ma lei parla dei soldi? Ma è assurdo! Ma quelli li abbiamo avuti per la rivoluzione. La rivoluzione di borsa per il dollaro canadese. Così non volete confessare, eh? Voi non sapete niente, non avete nemmeno visto niente. Benissimo, tanto peggio per voi. Peggio per noi? Sì, peggio per voi, perché sapete che vi dico? In galera vi mando, in galera! Ci sbatto in galera. Ha detto in galera? Sì, signore. Ebbene, allora sappia che io sono il principe Francisco Ribanera de Mendoza. A te che? Riposo. E lei a me in galera non mi ci vedrà mai. Come le dicevo, principe, in carcere non ci si sta male, basta farci l'abitudine. E non muore se rivede, Franco, oh. È un mio caro amico, è stato condannato a 30 anni per aver ucciso i suoi 3 fratelli. E perché? Non volevano camminare a 2. Aveva ragione. Ciao, tesoro. Uè, che fai? Che faccio? Questa è la vostra cella. Ma questa è la 5, io voglio la mia, la 11, c'è il principe. La tua l'è occupata. E allora facciamola sgombrare. Vabbè, la si farà sgombrare, d'accordo. Sì, non me lo bene. Ciao, Franco. Ciao, caro. Veda, principe, la mia cella è calda d'inverno perché passa il tubo di riscaldamento dell'ufficio del direttore, mentre d'estate è fresca perché è all'ombra. E inoltre, quando andiamo all'aria non dobbiamo fare la coda. Vedrà, si troverà bene, vedrà. Oh, padre Calogero! Bentornato, figliolo. Il signore è sempre grande. Il dovere della pecorella è di ritornare all'ovile. Le vie del signore sono infinite. Le voglio presentare, se mi consente, un ospite di riguardo. Il principe Medozza degli Spinozza. Molto piacere. Francisco. È ospite nei miei appartamenti. La verremo a trovare presto per la confessione. Bene, senz'altro. Arrivederla. Arrivederla, principe. Dopo si accomodi. Dopo di lei, altezza. Ciao. Ci sei mancato. Ciao. Bentornato. Ecco il nostro appartamento. E tu, vien fuori, che qui c'è un cliente fisso. Fuori. Grazie, vi sono molto obbligato. Dice di che? Si accomodi, altezza. Sveglia le 11 con giornale e colazione fredda. Senz'altro. Servitelo bene, eh? Grazie, mi raccomando, chiudete la porta, ci fa corrente. Sì, vabbè. Attenzione, prego. Ho il piacere di presentare a tutti voi un nome, una garanzia. Sua Altezza, il principe Francisco Medozza degli Spinozza. Le hanno dato il benvenuto. Significa in bocca al lupo. Prego, Altezza. Su, alzatevi, fate posto al principe. Su, prego, Altezza. Su. Su. Altezza. Ho l'onore e il piacere di presentarle 3 individui che sono i più famosi di questo carcere. Questo è Cavicchietti, condannato all'ergastolo per 3 omicidi e 5 rapine. Onorato. Piacere mio. Questo è Rossetti, detto Ashish, trafficante in droga. Avevi la coca? No, cucinava mia moglie. Facevano tutto in famiglia. Questo è Johnny Chitarra, detto il biondino, anche il bello. Cosa ha combinato? Ha ucciso la nonna. Non mamava! Calma! Capisco. Non ne vuol sentire. Capisco. Love story. Love story. Altezza, vogliamo sederci? Certo. Ecco. Bene. C'è un menù? Provvedo subito. Chef! Comandi! Senta, chef, Sua Altezza, il principe Francisco de Medozza degli Spinozza, vorrebbe sapere cosa c'è nel menu. Ecco, adesso leggiamo un menu. Dunque abbiamo risotto alla milanese, tagliatelle alla bolognese, risotto con tartufi, spaghetti al pomodoro ci sono anche. No, niente primo. Preferirei aragosta allo champagne, ma che sia Don Perignon del 60. Non c'è. No? Beh,
una cotoletta ben cotta con delle patatine dell'Olanda del Nord. Non c'è? Non c'è. No, vede, dello spezzatino con delle acciughe del Katanga salatine. Non c'è. Non c'è. Ma allora cosa si mangia? Cosa c'è? C'è la minestra in brodo e una ciriola. C'è la minestra in brodo e uno sfilatino. Minestra in brodo e sfilatino? Sì. No, dico, ma che siamo in galera? Sì, Altezza. Il denaro dentro fuori è sempre tutto. Mi è venuta un'idea. Dica, Altezza. Se va bene usciamo. Tanto dentro ci stiamo. Senti, il carcerato quando sa il giorno del suo processo? Una settimana prima. Una settimana, dici? Dico. Magnifico! Ti dirò che ho inventato il totocarcere. Il toto che? Il totocarcere. Ti spiego, vedi? Sì. Faremo compilare delle schedine come se fosse il totocalcio. Eh? Solo che a posto delle squadre metteremo 13 processi. Uno equivale ad assoluzione, X rinvio del processo e il 2 condanna. Chi indovina tutti e 13 processi fa il 13 e vince il montepremi. Naturalmente meno la percentuale che va a noi come totalizzatori. E così dal ricavato possiamo fare quella dolce vita che... come quel biondino là, chi è? Quello che è scappato nel Libano. Beh, si può sempre tentare. Oh, senti, per la soluzione che bisogna mettere? Uno. È meglio che gliene andiamo a domandare, non te pare? Andiamo un po'. Dai. Su. Senti un po', ma tu moglie l'hai ammazzata proprio tu? Io? Che c'entro io? Gli ho dato 22 coltellate. Ha visto il sangue, si è impressionata e è morta. È una disgrazia. E te credo. Anando, è uno fisso. Sì, è uno. Da qui ho da scrivere. Uno, due, stavolta vincemo mai. Andiamo ragazzi, che il totocarcere vi farà arricchire tutti. Forza e coraggio. E io c'ho la ragione. Presto, su. Hai controllato le mele? Sì, 107. Chi è? Giornale. Sono le ultime notizie. Altezza, una brutta notizia, eh? Hanno arrestato suo zio. Mi dispiace. Sporche calunnie. Mio zio è un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Beh, veramente siamo qui dentro per colpa sua. Non ti permetto di offendere un sangue blu. Mi scusi. Sono sicuro che lo rimetteranno in libertà e con tante scuse. Sara. Bene, incasso record. Secondo me il fenomeno è dovuto al processo contro mio zio. Proprio così. Chiudo i conti. No, prima di chiudere ecco la mia schedina. Bella, eh? Ma se non vinci mai? Bisogna tentare. No. Che c'è? Hai messo mio zio colpevole. Un 2. Un 2. Condannato. Ma questa è una follia, scusami. Sarà una follia, ma io mi gioco i miei soldi. Ma no, ma se tutti hanno messo uno a soluzione. Uno fisso. Perché sono fessi. Certo. E allora apri bene le orecchie. Se mio zio viene condannato, non solo che vinci tutto il montepremi, ma io ci metto sopra anche il mio principato. Ho fatto 13! Ma allora la truffa alla tesoreria l'ha fatta lui? Lo sapevo! Altezza, sono le 8 e la colazione è servita. Battista,
Ti ho sempre detto che non mi devi svegliare prima di mezzogiorno. Mi scusi, Altezza, ma c'è il giudice istruttore che la vuole interrogare. E dia a questo giudice che non sono dentro. Chiama il mio avvocato. Subito. Oh. Il Quirinale in linea. Giovanni. Thank you.